In questa lezione ci occuperemo della funzione esponenziale e della funzione logaritmo. Prima di tutto andremo a costruire la funzione esponenziale, capiremo come è stata definita la funzione, come sia possibile definire la funzione esponenziale e andremo a costruire quella che abbiamo chiamato la carta d'identità della funzione esponenziale. Quindi studieremo il suo dominio, studieremo la sua immagine, la sua iniettività, la possibilità, l'ipotesi che sia iniettiva, studieremo i limiti e la continuità di questa funzione. Ci renderemo conto, quindi, dopo aver analizzato i primi tre punti, che la funzione esponenziale è iniettiva e che, limitando il codominio, è possibile renderla una funzione biiettiva. A questo punto, una volta che abbiamo correttamente limitato il codominio, è possibile costruire la sua funzione inversa, che chiameremo funzione logaritmo. E anche per questa funzione andremo a costruire limiti, continuità, andremo a individuare il dominio e la sua immagine. Quindi ci troveremo a che fare con due nuove funzioni, la funzione esponenziale e la funzione logaritmo. Vedremo infine come sia conveniente definire la funzione esponenziale e la funzione logaritmo con base numero di Nepero, quello che viene chiamato esponenziale o logaritmo naturale. Questo è un po' un messaggio del futuro, nel senso che non si capisce molto adesso perché sia conveniente utilizzare come base proprio questo numero di Nepero. Tuttavia, questo diventerà estremamente rilevante quando andremo a studiare le derivate e le integrali. E quindi è un po' un messaggio dal futuro. Vi chiedo di fidarvi e di introdurre, di pensare alla funzione esponenziale e alla funzione logaritmo sempre come esponenziale logaritmo naturale, perché questo diventerà particolarmente comodo nel momento in cui andremo a studiare e ad analizzare le derivate e gli integrali. Una buona notizia, durante tutto il corso noi faremo riferimento sempre solo a esponenziale e logaritmo su base numero di Nepero. Quindi anche all'esame chiederemo solo ed esclusivamente queste esponenziali, questi logaritmi. Ok, allora. Iniziamo dal primo punto. Se ci pensate, quello che abbiamo fatto finora è stato considerare una potenza. Ad esempio, quando abbiamo studiato la funzione, una parabola, la funzione che eleva al quadrato. E in una potenza sappiamo che esiste una base e esiste un esponente. Ebbene, cosa abbiamo fatto quando abbiamo studiato le parabole? O in generale la funzione che eleva al quadrato. Abbiamo fissato l'esponente e abbiamo scelto come variabile indipendente la base. Ebbene, perché non possiamo fare il contrario? E proprio da qui nasce l'idea della funzione esponenziale. Perché non possiamo adesso fissare la base e far muovere l'esponente? Abbiamo sempre una potenza, ma questa volta la variabile indipendente sarà l'esponente. Boh, vediamo un attimo se riusciamo a capire, vediamo se questa azione ci porta da qualche parte. E iniziamo a pensare che x, e quindi la variabile indipendente, si muovono in numeri naturali. Beh, avremo una funzione che a x associa 2 elevato alla x. Abbiamo detto, teniamo fissa la base, muoviamo l'esponente. Allora, se n è uguale a 0, sappiamo che qualsiasi numero elevato da 0 ci dà 1. E quindi pongo il mio numeretto qui. Poi sappiamo che se n è uguale a 1 avremo il 2. E se n è uguale a 2 avremo il 4. Ok, poco male. Abbiamo costruito un po' di punti. Semplicemente stiamo utilizzando potenze in cui l'esponente è un numero naturale. Adesso, dal primo step, passiamo al secondo, e cioè utilizziamo i numeri con segno. Perché possiamo farlo? Beh, per passare dal punto 1 al punto 2 dobbiamo ricordarci che a al meno n, per definizione, è 1 fratto a alla n. Quindi possiamo costruire tutte le potenze con esponente un numero negativo. In questo caso un numero negativo intero. E quindi possiamo completare i puntini, e cioè se x è uguale a meno 1 avrò
Se x uguale a meno 1, avrò, utilizzando questa notazione, 2 alla meno 1 uguale a 1 fratto 2 alla 1, e cioè un mezzo. Se x è uguale, se n, se in questo caso x è uguale a meno 2, otterrò meno 2 alla meno 2, e cioè 1 fratto 2 alla seconda, e cioè un quarto. Allo stesso modo, e a questo punto abbiamo iniziato a costruire questa funzione, ma ci ricordiamo che noi vogliamo calcolarla su tutti i numeri reali. Ok, quindi siamo passati dallo step 1 allo step 2, adesso passiamo allo step 3. E per passare allo step 3 dobbiamo ricordarci una cosa importante. Che cosa significa A alla n su d? Beh, significa radice di indice d di A alla n. E qui questo ci permette di completare la nostra funzione esponenziale in tutti i numeri razionali. Quindi ci stiamo costruendo un qualcosa di questo tipo. Abbiamo costruito un qualcosa di questo tipo. Quindi abbiamo costruito la nostra funzione in questo modo. E però, come vedete, siamo arrivati solamente a definire la nostra funzione esponenziale utilizzando queste due definizioni che ci vengono dalle proprietà delle potenze. Siamo riusciti a costruirla solamente sui numeri razionali. Adesso vorremmo estenderla a tutti i numeri reali. E cosa dobbiamo fare? Beh, guardate, se io do questo disegnetto qui a mio figlio, la prima cosa che fa è unisce i puntini. Ebbene, quello che viene spontaneo a chiunque, cioè di unire i puntini, in matematica ha un nome speciale e andrebbe dimostrato. Noi non lo facciamo, ma ci ricordiamo la seguente cosa, e cioè esiste un unico modo per estendere la funzione esponenziale che abbiamo definito sui numeri razionali, quindi metto da Q a R, quindi esiste un unico modo che ci permette di unire i puntini. Ma attenzione, nel momento in cui noi uniamo i puntini stiamo costruendo, non stiamo staccando la penna dal foglio, e quindi stiamo costruendo una funzione continua. E quindi esiste un unico modo per estendere la funzione esponenziale da Q a R in modo continuo. Questa è la costruzione della funzione esponenziale. La funzione esponenziale sui numeri reali è costruita per continuità a partire dai numeri razionali. E quindi noi l'abbiamo definita sui numeri razionali utilizzando le proprietà delle potenze, e poi diciamo esiste un'unica funzione che in qualche modo unisce tutti i puntini, e li unisce però in modo continuo, e cioè creando una funzione che ha un grafico che si può ottenere senza staccare la penna dal foglio. Di nuovo, ragazzi, questa non è una definizione matematicamente corretta, ma quello che mi interessa è che abbiate l'intuizione che ci sta dietro. E quindi le due cose che mi interessano sono il fatto che la funzione esponenziale venga definita in modo continuo per definizione, venga costruita in modo continuo per definizione, e poi volevo ricordarvi come queste due condizioni siano essenziali per la costruzione della funzione esponenziale, perché fino ai numeri razionali noi costruiamo la funzione esponenziale a partire dalle proprietà delle potenze. Attenti, un piccolo inciso che scrivo qui in piccolo: questa notazione, l'abbiamo già visto, richiede in modo esplicito che A
sia positivo. Se A fosse negativo, questa cosa qui noi non potremmo farla, perché abbiamo già detto che la forma dei radicali che utilizza la notazione di tipo esponenziale è ben definita se e solo se il numero A è un numero positivo. Questo è già un'indicazione che abbiamo. Quindi io qui ho costruito la funzione esponenziale utilizzando come base 2, lo vedete, e non avrebbe nessun senso una costruzione in cui la base sia un numero uguale a 0 o negativo. Bene, adesso abbiamo costruito il grafico e cerchiamo di capire un po' come funziona questa, quali sono le proprietà speciali di questa funzione. Bene, quali sono le proprietà di questa funzione esponenziale? Beh, quando dico proprietà, quello che intendo naturalmente è quella che abbiamo più volte chiamato la carta d'identità della nostra funzione. Quindi stiamo adesso lavorando con questa funzione 2 alla x, o l'esponenziale di base 2 di x, e osserviamo perché, per come l'abbiamo costruita, il dominio è l'insieme di tutti i numeri reali. Abbiamo lavorato fino adesso per poter espandere la funzione esponenziale passando dai razionali ai reali. Osserviamo che l'insieme di punti di accumulazione del dominio è chiaramente tutto il dominio a cui abbiamo aggiunto il simbolo più infinito e il simbolo meno infinito. Simbolo più infinito e simbolo meno infinito. Benissimo. Calcoliamo l'immagine di questa funzione. Tracciamo degli assi paralleli all'asse delle x e osserviamo che gli assi che intersecano l'asse delle y in un numero negativo non intersecano il grafico della nostra funzione, mentre gli assi paralleli all'asse delle x che intersecano l'asse delle y in un punto positivo intersecano la nostra funzione in uno ed un solo punto. Otteniamo quindi che l'immagine della nostra funzione è 0 più infinito. Osserviamo 0 escluso. Perché? Proviamo a considerare esattamente l'asse delle x. E chiediamoci, vi è intersezione tra questi due? Boh, ricordiamoci la definizione. Cosa significa 2 alla un numero? Qui è un numero negativo molto grande. Ok? Mettiamo 2 alla meno 1000. Ok? Cosa significa? Significa 1 fratto 2 elevato alla 1000, che è un numero piccolissimo, ma come potete osservare, il numeratore di questa frazione è sempre positivo, è sempre uguale a 1. Quindi la frazione è un qualcosa di 1 fratto un numero molto grande, ma non sarà mai 0, sarà strettamente positiva. Perché? Perché il suo numeratore è un numero strettamente positivo e noi sappiamo che una frazione è uguale a 0 se e solo se il suo numeratore è uguale a 0. Qui il numeratore non potrà essere 0, dovrà sempre essere un numero positivo, proprio e uguale a 1, proprio per come abbiamo definito la funzione esponenziale sui valori negativi. Quindi l'immagine della funzione è 0 più infinito, e questo ci dice subito che la funzione non è suriettiva. Ci dice anche, visto che abbiamo già fatto il ragionamento, che è iniettiva però, perché guardate, se io traccio le varie asse mi accorgo che se sono al di sopra, strettamente al di sopra delle asse delle x, interseco il grafico della funzione esponenziale in un unico punto. Questo perché la funzione esponenziale è strettamente crescente. Quindi non è suriettiva, ma è iniettiva. E questo ci sarà utile nella slide successiva. Bene, per costruzione sappiamo che la funzione è continua in tutto il suo dominio e ci manca il calcolo di questa funzione negli estremi, e cioè nel punto meno infinito e nel punto più infinito. Cominciamo con il punto meno infinito e più infinito. Qui è abbastanza facile, mi ridisegno qui sotto la funzione e osservo che per x molto grandi la mia funzione tende ad essere confinata, osservate, in questo rettangolo qui. Quindi quello che possiamo dire tecnicamente è che per ogni m maggiore di 0 esiste un n maggiore di 0, tale che se
x è al di sopra di questo n, la funzione assume valori al di sopra di m. Come al solito, non ci interessa particolarmente questa definizione, ma dobbiamo ricordarci questo limite importante. Questo è proprio un limite importante, e cioè il limite per x che tende a più infinito della funzione esponenziale di base 2 è più infinito. E nell'altro punto, e cioè per x che tende a meno infinito, beh, in questo caso ci stiamo portando nella parte inferiore, quindi siamo fondamentalmente a questo livello. E qui osserviamo, anche in questo caso, che per ogni epsilon maggiore di 0, prendiamo ad esempio questo epsilon, per ogni epsilon maggiore di 0, esiste un numero che possiamo chiamare meno n, dove n è positivo, molto grande, tale per cui la funzione per n, per x più piccoli di meno n si trova confinata in questo rettangolino qui. Ora, se io scelgo un epsilon ancora più piccolo, tipo questo, bene, la funzione sarà confinata questa volta qui, e questo sarà il nuovo meno n che io vado ad individuare. Ora, naturalmente viene un pasticcio con i colori, ok? E la funzione, la struttura che dovrei dimostrare è che per ogni epsilon, la proposizione che dovrei dimostrare, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un n maggiore di 0, tale che se x è minore di questo meno n, allora f di x appartiene a meno epsilon, epsilon. Non lo facciamo, non mi interessa, l'abbiamo solamente scritto, ma come vi ho detto più e più volte, non mi interessano queste definizioni, ma mi interessa che abbiate però ben chiaro dal grafico della funzione il fatto che il limite per x che tende a meno infinito di 2 alla x fa 0. Fondamentale. Ecco, abbiamo di nuovo completato la carta d'identità della funzione esponenziale e adesso andiamo a vedere quando è possibile invertire questa funzione. Torniamo sulla funzione esponenziale. E abbiamo già detto prima che la funzione esponenziale è iniettiva, ma purtroppo la funzione esponenziale, abbiamo già detto prima, non è suriettiva. Non è suriettiva perché un valore come il punto meno 2 o il punto meno 1 sull'asse delle y non sono mai ottenuti. Vedete, un asse parallelo all'asse delle x non interseca all'altezza meno 2, non interseca il grafico della mia funzione. Tuttavia, come abbiamo fatto per la radice quadrata, possiamo limitare il codominio e quindi buttiamo via tecnicamente questa parte, questo punto, lo 0, e questa parte di asse, e costruiamo una nuova funzione. Una nuova funzione perché adesso, se noi limitiamo il codominio, la funzione esponenziale diventa contemporaneamente sia iniettiva, lo era anche prima, ma anche suriettiva. Abbiamo un po' un problema, e cioè abbiamo una funzione biiettiva, ma quindi abbiamo una funzione che è invertibile, ma la sua inversa, e cioè la funzione che costruirò tornando indietro, prendendo y e costruendo la funzione inversa, avrà come dominio non tutto r, ma il nuovo codominio della funzione esponenziale, quella che prima era l'immagine della funzione esponenziale, cioè 0 escluso più infinito. Quindi stiamo costruendo la funzione che è inversa alla funzione esponenziale, e questa funzione evidentemente è una funzione che avrà come dominio 0 più infinito. Lo sappiamo, la sappiamo costruire, e guardate, come al solito, come facciamo a costruire l'inversa? Facciamo la simmetria rispetto alla bisettrice primo terzo quadrante, a partire dal grafico della funzione. Questo punto si sposterà qui e diventerà il punto di coordinate 1, 0. E adesso, se noi costruiamo costruiamo il grafico per simmetria, avremo il grafico di questa funzione. Ora, io non sono riuscito ad essere sufficientemente bravo nel disegno, ma sono sicuro che voi l'abbiate capito. Quello che ho fatto è stato ruotare la mia funzione al di sotto attorno all'asse, alla bisettrice del primo terzo quadrante. La funzione che io ottengo, la nuova funzione che ottengo, la chiamerò funzione logaritmo in base 2 di x. Ed è una funzione, osservate, che è definita in 0 più infinito, ha come dominio 0 escluso più infinito, e assume tutti i valori reali. Bene,
abbiamo introdotto in modo dettagliato la funzione logaritmo in base 2 di x come funzione inversa della funzione che ha come l'esponenziale di base 2. Osservate, la definizione che può essere data è la seguente. Cos'è che è il logaritmo in base 2 di x? È l'esponente che devo dare a 2 per ottenere x. Questo non significa altro, da un punto di vista pratico, che l'esponenziale in base 2 e il logaritmo in base 2 sono una l'inversa dell'altra. E qui ho scritto esattamente queste due proprietà. Guardate, e cioè il fatto che se io prima applico la funzione esponenziale e poi applico la funzione logaritmo, trovo x, e contemporaneamente se faccio prima la funzione logaritmo e poi la funzione esponenziale, stessa base, trovo ancora x. Queste due proprietà dicono esattamente che la funzione logaritmo e la funzione esponenziale sono una l'inversa dell'altra. Guardate, dalle proprietà delle potenze è abbastanza facile dedurre quelle che sono le proprietà dei logaritmi. E questo non deve stupirci. La funzione esponenziale noi l'abbiamo costruita a partire dalle potenze, in qualche modo, estendendo pian piano il concetto di potenza. Quindi non è una cosa strana che le proprietà di logaritmi siano strettamente collegate alle proprietà delle potenze. E quindi il logaritmo di una somma è il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi, la prima proprietà, il logaritmo di un quoziente è la differenza dei logaritmi e il logaritmo di una potenza è l'esponente lo possiamo portare davanti, è l'esponente per il logaritmo. Ok, spero che ve le ricordiate, queste avreste dovuto guardarle in modo corretto alle superiori, noi le abbiamo semplicemente enunciate e queste le darò per scontate, queste sì che le darò per scontate, quindi se qualcuno ha qualche problema deve cercare di fissarle riguardando magari il precorso. Un'ultima proprietà che è collegata a sempre alle proprietà delle potenze, la definizione se volete di funzione esponenziale e funzione logaritmo è quello che viene chiamato il cambio di base. Osservate, se ho il logaritmo in base 2 di a, cosa posso fare? Posso introdurre una base qualsiasi, in questo caso ho deciso 3, e guardate come si muovono, l'argomento sta sopra, e invece la base precedente se ne va sotto. Ok, questo è solo un modo mnemonico per ricordarsi questa definizione, questa proprietà dei logaritmi. Ok, guardate, solo per comodità vi faccio vedere come dalle proprietà delle potenze si possa dedurre tranquillamente questa prima regola. Guardate cosa ci dice. Allora, 2 elevato al logaritmo in base 2 di A, cos'è che fa? Beh, chiaramente fa A. Osservate che sto utilizzando esattamente questa proprietà. 2 al logaritmo in base 2 di b, evidentemente fa b. Elevato al logaritmo in base 2 di a per b, evidentemente fa a per b. Ma piano, ma a questo punto io ho che 2 logaritmo in base 2 di a per b è uguale a, al posto di a metto due volte il logaritmo di 2 di a, per, al posto di b metto due volte il logaritmo di 2 b e ottengo che cosa? Confrontando tra loro queste grandezze ottengo che 2 volte il logaritmo in base 2 di a per b non è altro che 2 proprietà delle potenze, come vi dicevo, logaritmo in base 2 di a più logaritmo in base 2 di b. E quindi a questo punto il logaritmo in base 2 di a per b è uguale, le due potenze hanno la stessa base, alla somma dei logaritmi, logaritmo in base 2 di a più logaritmo in base 2 di b. Posso agire nello stesso modo, non è importante che vi ricordiate questa dimostrazione, ma è importante che vi ricordiate, secondo me, che il legame tra le proprietà dei logaritmi, che le proprietà dei logaritmi derivano in modo diretto dalle proprietà delle potenze. Ok, abbiamo costruito quella che viene chiamata la funzione logaritmo.
in questo caso la funzione logaritmo in base 2 di x. Osserviamo come il dominio della funzione logaritmo altro non sia che l'immagine della funzione esponenziale, e quindi il dominio della funzione logaritmo è 0 escluso più infinito. Chi è l'insieme di punti di accumulazione del dominio di questo dominio? Beh, l'insieme 0 compreso più infinito, a cui aggiungiamo il simbolo più infinito. Niente da dire sul simbolo più infinito, abbiamo già capito che ogni volta che abbiamo a che fare con un intervallo superiormente illimitato, il più infinito è sempre un punto di accumulazione. Ma guardate lo 0, in ogni intorno destro del punto 0 cadono punti di accumulazione, cadono punti dell'insieme diversi da 0. Quindi lo 0 è un punto di accumulazione a destra per il nostro insieme. E quindi l'abbiamo inserito tra i punti di accumulazione. La funzione f, e quindi la nostra funzione logaritmo, è continua in 0 più infinito. È l'inverso di una funzione continua. E quindi è continua. Osserviamo i due limiti rilevanti. Abbiamo un limite per x che tende a 0 più. Vedete, ci stiamo muovendo nello 0, ma ci stiamo muovendo a destra dello 0. Ok? E quindi stiamo arrivando a 0 dalla parte positiva, se volete. È più infinito. Il primo è facile, osservate, lo stesso la nostra funzione continua a crescere e continua a diventare sempre più grande, quindi per x che diventa grande, il valore della funzione, per x che va più infinito, la funzione va più infinito. Ma osservate invece che cosa succede quando x tende a 0 più. 0 più sono elementi che abitano qui dentro. Siamo vicini allo 0, ma dalla parte positiva, siamo in un intorno destro dello 0. Quello che accade è che la funzione tende a diventare sempre più bassa, sempre più piccola, piccola in senso negativo, ok? Quindi tende a diventare sempre più, a esplodere dal punto di vista negativo. E quindi il limite per x che tende a 0 più della mia funzione è meno infinito. Come al solito, questa non è la definizione, questa non è la dimostrazione di un limite, queste sono semplicemente deduzioni dei limiti a partire dal grafico della funzione. Ma quelli sono quelli che bastano per noi, non mi interessano le dimostrazioni, ma mi interessa che per le funzioni elementari abbiate ben chiaro il concetto di quali siano i limiti più importanti, più rilevanti per queste funzioni. Finora abbiamo sempre lavorato costruendo la nostra funzione esponenziale con base 2. Questo l'ho deciso io, una decisione del tutto arbitraria, ma è la stessa identica costruzione si sarebbe potuta fare con una base, una A, quindi qualsiasi, con alcuni accorgimenti. Ad esempio, è sensato scegliere una A che sia maggiore di 0, abbiamo visto, altrimenti la notazione esponenziale delle radici perde di significato, e di nuovo per comodità è utile scegliere a diversa da 1, altrimenti sappiamo qualsiasi numero elevato ad 1 continua a darmi 1 e in realtà non avrei fatto una costruzione particolarmente interessante, perché avrei una retta parallela all'asse delle x che ha come intercetto il valore 1. Quindi qualsiasi a che sia strettamente maggiore di 0 e diverso da 1 può essere utilizzata per costruire una adeguata funzione esponenziale e la sua inversa funzione logaritmo. Tuttavia, in tutto questo corso utilizzeremo sempre come A il numero di Nepero. Questa può essere una scelta, può essere vista inizialmente come una scelta del tutto arbitraria e estremamente complessa, perché tra tutte le A possibili andiamo a scegliere proprio un numero che è un numero irrazionale, quindi un numero che non possiamo esprimere mediante frazione. In realtà, come dicevo all'inizio di questa lezione, questo deve essere visto come un messaggio dal futuro, e cioè quando avremo a che fare con le derivate e gli integrali ci renderemo immediatamente conto che la funzione esponenziale su base numero naturale, quindi numeri di Nepero, su base il numero di Nepero, è la scelta più facile. Perché in quel caso vedremo che la derivata della funzione esponenziale coincide con la funzione esponenziale e l'integrale indefinito della funzione esponenziale di base numero di Nepero coincide con la funzione esponenziale stessa. È quella l'unica base che ci permette di avere questa identità. Quindi, messaggio dal futuro,
è conveniente ed è del tutto conveniente scegliere come base per la funzione esponenziale il numero di Nepero. Proprio per questo, durante questo corso, ci occuperemo solo ed esclusivamente di esponenziali e logaritmi in cui la base è il numero e. Questa, vi ripeto, è una forte semplificazione per i conti e visto come è costruito il nostro esame, avere dei conti particolarmente facili ci è sembrata la cosa più agevole e più utile per voi. Quindi, di nuovo, ricordiamo la notazione, il logaritmo in base e lo indichiamo con ln di x e l'esponenziale in base e di x la chiamiamo semplicemente exp di x. Qui mi permetto una piccola osservazione, questa notazione, quindi ln di x, non è del tutto univoca a livello internazionale, e cioè spesso da questo punto di vista libro che vai e notazione che trovi. Secondo me nella maggior parte dei casi queste due sono le notazioni più utilizzate in ambito economico, di matematica per l'economia, per la funzione esponenziale e la funzione logaritmo. Tuttavia, libri ad esempio di ingegneria o di matematica applicata ad altre scienze potrebbero utilizzare altre notazioni, questa oppure questa oppure questa, per esprimere il logaritmo naturale. Noi, proprio per ovviare a queste criticità, ogni volta che scriveremo un qualsiasi logaritmo, qualsiasi sia la sua scrittura, penseremo durante il corso di matematica generale al logaritmo con base numero di Nepero e all'esponenziale con base numero di Nepero, perché sono le uniche funzioni che trattiamo all'interno di questo corso. Abbiamo terminato una lezione abbastanza intensa. Quello che abbiamo fatto nella prima parte di questa lezione è stata introdurre la funzione esponenziale. L'abbiamo costruita a partire da. Abbiamo costruito. Abbiamo fissato una base e abbiamo inizialmente considerato l'esponente come una variabile indipendente, scegliendola prima tra i numeri naturali, poi tra i numeri interi, poi tra i numeri razionali, e quindi l'abbiamo definita per continuità a tutti quanti i numeri reali. Allo stesso modo abbiamo introdotto la funzione logaritmo come l'inversa della funzione esponenziale. In questo corso, ripeto ancora una volta, esponenziali e logaritmi saranno sempre da considerare come base, devono sempre essere considerati come logaritmo esponenziale con base numero di Nepero. Sono le uniche funzioni esponenziale e logaritmo che abbiamo intenzione di trattare in questo corso, poiché ci semplificheranno notevolmente il calcolo differenziale e integrale che faremo successivamente. Grazie mille per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima lezione.